scongiurare per la spesa del personale in questo territorio, ma non lo possiamo fare per quel famoso patto di stabilità che mi impedisce di poter andare ad assumere personale che pur è necessario per l'azienda di Taranto, perché le leggi dello Stato me lo impediscono. Alla stessa maniera, e per poter assumere il personale che costituisce come standard la riabilitazione. L'idea quindi della sperimentazione gestionale, che è non un pubblico privato, è una struttura che rimane pubblica, che adesso lei sa non c'è stata ancora consegnata come cantiere, ma è terminata, ma va ancora consegnata come cantiere, che rimane pubblica, che nella sperimentazione gestionale, insieme ad un partner privato, l'azienda affida la parte dell'investimento in personale essenzialmente e in tecnologie che servono per la riabilitazione. È certo che questo privato non è che viene, non è un benefattore. Questo privato lavorerà nella riabilitazione e con l'azienda concorderà quello che si chiama il valore della prestazione stabilita dai nomenclatori regionali e nazionali, e la gara la vincerà chi dirà per esempio che offre la maggior numero di personale da assumere e dice che rispetto al nomenclatore io proporrò un taglio, per esempio rispetto alla tariffa massima che l'azienda deve pagare, di X%. Quindi questo, il privato fa un investimento, lo parametra a 3 anni della sperimentazione gestionale, procede alle assunzioni e procede all'acquisto delle macchine. Dopo 3 anni, come già ha detto l'assessore, l'azienda, la regione potranno ritenere questa sperimentazione valida, ha fornito risultati, il tasso per esempio di occupazione è alto, si riduce la mobilità dei cittadini di questo territorio, perché questo non sarà a servizio di Mottola solamente, ma dell'intera comprensorio occidentale, ma dell'intera azienda. Fatto una serie di, si dice, indicatori con cui dopo 3 anni questa attività sarà valutata e si dovrà, e certamente la conferenza dei sindaci farà, lì è obbligatorio il suo parere, caro sindaco, farà una valutazione se è conveniente continuare la sperimentazione gestionale oppure l'azienda assume in proprio la gestione di questa struttura. Il personale attualmente in servizio, come diceva l'assessore, è chiaro che l'infermiere professionale, il fisioterapista, se vuole, potrà rimanere in questa sperimentazione gestionale con il cosiddetto istituto del comando, cioè l'azienda comanda questo personale a lavorare presso questa struttura. Chi non vorrà rimanere in questo percorso, diciamocelo chiaramente, capisco la preoccupazione. È chiaro che noi in questo territorio abbiamo da fare per esempio fisioterapia domiciliare, fisioterapia ambulatoriale, quindi grandi paure a mio parere di qualcuno che pensa dove vado a finire, male potrebbe essere, proprio se va male Massafra, sono 10 chilometri o meno. No, ma noi faremo comunque le attività territoriali, sindaco, senza molta ironia, credo. Nella casa della salute ci saranno cittadini che avranno bisogno di trattamenti fisioterapici riabilitativi, ma io credo che dovrebbe anche interessare che saranno anche gli anziani, per esempio, di questo territorio che hanno necessità di fisioterapia riabilitativa. Quindi quello che sarà la necessità del territorio probabilmente alla fine vedrà completamente soddisfatto questo numero oggi presente. La stessa cosa varrà per gli infermieri, per fortuna molto meno,
sono infermieri che, se vorranno, potranno continuare a lavorare nella sperimentazione gestionale, o se vorranno, per esempio, vanno a fare l'ADI su Mottola. Credo che sarebbe una cosa abbastanza interessante per la città di Mottola, visto che non si possono fare investimenti. Quindi questa preoccupazione. Poi, se vogliamo parlare di altri, c'è dei colleghi internistici, probabilmente con il regolamento delle organizzazioni sindacali si dirà dove andranno. Una parte delle loro ore le faranno nel poliambulatorio di Mottola, come già per certi versi avviene oggi. Medici ospedalieri di Castellaneta che non fanno il loro orario a Castellaneta, ma lo fanno tutto sui cosiddetti poliambulatori di Mottola. Quindi io non condivido di consentire questa preoccupazione. Non va bene questo concetto, ti prego. Che può essere un contributo. Siccome lei ha detto, abbiamo per 3 anni la sperimentazione, se va bene continua il privato, se va male la gestisce direttamente l'altro. Però perché non comincia subito la gestione pubblica? Il problema, sindaco, è che lei ha detto che giustamente io le riconosco di essere un abilissimo amministratore. Io credo che lei non può assumere, per esempio, i vigili urbani che vorrebbe assumere a Mottola per il patto di stabilità. L'azienda non può assumere all'incirca, io mi sono fatto un conto, circa 65 medici e quasi 84 fisioterapisti in base allo standard, e ripeto, parlo ad un amministratore abile come lei. Perché oggi il patto di stabilità mi impedisce. Le ho detto, noi abbiamo come risorsa del personale 2 milioni di euro. Lei sa, come capita al comune di Mottola, che quelle risorse non si possono utilizzare per assumere persone. Perché noi dobbiamo rispettare, come diceva l'assessore, la spesa del 2004. Meno l'1,4% l'assessore ha dimenticato di dirlo, e nell'ambito del patto di stabilità regionale io devo utilizzare come azienda solo il 60%. Allora, entro la fine dell'anno, noi abbiamo, lei è un attento lettore degli atti dell'azienda, assunto personale medico, infermieristico e amministrativo anche sotto contingente, nel limite previsto dalla legge, solo il 60%, spesa del 2004, meno 1,4. Quindi, dirmi, caro Giovanni, adesso te lo dico con affetto di sempre, che noi siamo in grado, non noi, che un'azienda pubblica come quella di Taranto o di Lecce oggi possa fare un'operazione che, visto i numeri, va anche oltre 2 milioni di euro come avvio, beh, oggettivamente noi prenderemmo in giro i cittadini di Mottola se dicessimo che siamo in grado oggi di partire. Oggi siamo in grado di poter partire, diciamo, prendiamo in prestito dal privato, perché non ci viene a regalare niente, Giovanni. Noi comunque devo riconoscere a lui il DRG, però mi mette delle condizioni di avviare il servizio. In alternativa, un ultimo concetto e chiudo. Io lo dissi al Consiglio Comunale e lo ribadisco, caro sindaco, e lo ribadisco ai cittadini innanzitutto. La storia, appunto, di questo territorio degli ultimi 10 anni è una storia che è molto molto importante, forse è stato uno dei pochissimi territori che ha accettato senza grandi colpi polemici o quant'altro la trasformazione di un ospedale per acuti in ospedale di riabilitazione. Però c'è, così me lo consentirete, io ho ricostruito un pochino quello che erano i famosi dati di appropriatezza di cui parlava l'assessore. Sono andato a vedere qual era il flusso delle persone di Mottola. Già 10 anni fa quell'ospedale
aveva una gravissima situazione di inappropriatezza, cioè di non utilizzo. Oggi tu hai citato Massafra, però guardi, se sbaglia, il problema dell'utilizzo inappropriato è una forma di diseconomia ed una forma di non qualità. Se lei parla, e sempre con l'affetto Giovanni me lo posso permettere, io sono quello che non accetta tutti quegli accessi inappropriati al pronto soccorso del Santissimo Nunziata, perché il problema del pronto soccorso del Santissimo Nunziata, Giovanni, è l'affogamento di quelli che si chiamano, scusate il tecnicismo, codici bianchi, cioè di quelle persone.